eccoci qua in sala YouTube del convento di Lonato con lei, la nostra Elisa. Perché ragazzi, stasera Elisa festeggia una cosa particolare. Quella là che fai? Ti nascondi? Che fai? No, è rimessa. Dicevamo, Elisa, sapete cosa festeggia Elisa stasera, ragazzi? No, passavate per caso, l'avete trovata qua così? No, non lo sapete. Oh, gente come noi di Spagna, va bene, niente, dai. Allora, Elisa è al rallentatore, no? È presente quando uno è fuori fase. Ecco, sta rispondendo alle domande di 2 minuti prima. Quindi c'è il fuso orario, quindi tra poco ci dirà cosa festeggia. Se non ce lo dicono prima le loro amiche, cosa festeggia Elisa? La sposa! Elisa si sposa! Ecco, l'unica a non saperlo è sempre lei, eh. Ecco, vedete la sua perplessità, dice, innanzitutto chi è Elisa? Lei. Ah, ecco, vedete che non sa chi è, ok? Giusto, ecco, ed Elisa si sposa, lo sapevi che Elisa si sposa? No, non la conosco, ma no, sì. Ma ti fa piacere questa cosa? Sai anche con chi? Se no non ti dicono amiche. Con te. Ci tengo a precisare che questa è la cugina di Elisa, quindi se c'è qualche effetto particolare dovuto al legame di parentela. Però con chi si sposa Elisa? Con Romeo. Ecco qua, con Romeo. C'è anche il cambio del microfono. Giustamente il ragazzo preferisce quello che va su e giù. È una questione di mano. Che fai? Ecco, incredibile, quando era in mano all'Elisa il microfono stava su e adesso è andato giù, così. Elisa, ci vuoi raccontare come hai conosciuto Romeo? Eri su un balcone? No, cantiamo e basta? Andiamo diretti allora? Pronto, cantiamo. Va bene, partiamo, vai. Andiamo? Cantate. Cantiamo. Vabbè, guarda che Elisa vi obbliga a cantare, eh. C'è un obbligo, eh. Tu suoni, perfetto. No, quella. Perché va. Quando sei assorta nei tuoi pensieri, ti vesti sfogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare. Per non far rumore, ti addormenti di sera, ti svegli col sole, sempre in alba, come l'aria, senti lo se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta, nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, sicuramente non metti mai niente che possa tirare attenzione in particolare. Ciao, solo per farmi guardare con la faccia pulita, cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola. Che sogni, qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro una stanza, e tutto il mondo fuori. Dai Nico, canta! Dai, che ce la sai, dai, forza, leggi le parole.
coreografia, è Ellen Bezzola ballerina. E allora? Oh, voglio cantare! Siamo rapiti dalle coreografie! Dai! Siamo colpiti dalle coreografie! Non so se hai visto la tua amica, ce la rifai? È una ballerina! Ma hai visto le coreografie? Lei è ballerina! Guardate la faccia! Fantastica, esce dallo schermo e compare dallo schermo. Ok, ragazzi, dobbiamo chiudere. Abbracciamo la nostra Elisa, abbracciamola tutti. No, l'Elisa, dovete abbracciare l'Elisa. Così, abbracciatela tutti, Elisa. Auguri, Elisa, ciao, un urlo, sì, ciao.